Andiamo. Fadi. Facciamo un gruppo, no, ma facciamo un gruppo, non solo io, però dai. Facciamo andiamo, un gruppo andiamo. A vedere il suo map. Dobbiamo andare in là noi, è un po' un chilometro. Un sì. Chilometro? Sì, no, che chilometro? No, ma non ne possiamo vedere uno qua, no, dai, non mi pare camminare, che sono già stanco. Tanto più o meno non si assomigliano tutti, no? No, non c'è. Dai, non noi stessi. Non è lo, perché cosa c'ha non il vostro di bello? Avete la televisione con gli odori? No, no, noi abbiamo dei faccia vista, è una roba di lusso, proprio di lusso. No, però no. Non mi fate fare, anche 500 metri sono troppi, dai, non me li fate fare. No, 500. Ma una volta quando i bambini erano piccoli facciamo i seggiolini. Ti faccio procurare una bicicletta, ce la fai a pedalare? Ci portiamo la signora. Sì. Allora, se ti procuro una bicicletta, ce la fai a pedalare? Ma no, ma stiamo qua tutti insieme, vediamo questi qui, dai. Ma perché, cosa c'ha di particolare, dai, il vostro? Perché proprio il vostro? Perché sono diverse queste. Queste sono diverse del nostro. E in che cosa consiste la differenza? Molte. Queste qui hanno il riscaldamento giù, sì. Solo riscaldamento, il nostro è aria condizionata e caldo alla stessa tempo. Pompe di calore. Sono due okay. Roba diversa. Senti, ma qua ci sono i basamenti in cemento e le fognature, vero? È sempre così. Asfalto. No, qua dovrebbe essere direttamente sul terreno? Non c'è la gettata asfalto. Ah, non c'è la gettata. No, quindi, ma questo è un terreno che si può recuperare anche? Questo non lo so, se si possa recuperare, cioè dopo... Tutti i pannelli da recuperare, come il cappendere che fa la... No, il terreno, il terreno. Sì, il terreno. Però... Questo diventa terreno agricolo? No. Sì, ma de so, che? Non lo so. No. Facile non lo che so, sia edificabile. Questo no? È già edificabile. Esatto. Edificabile, però se vedi, quello di prima c'era il cemento, qui invece sì. Guarda dove poggiano. Questa roba qua, no, direttamente per sul terreno. Adesso due settimane fa. Direttamente sul terreno. Quindi non c'erano prima quelle. No, direttamente sul terreno. Ma l'idea? No, adesso. Non c'era, prima no. Ah. E poi le stesse, quella lì lo mangia, il topo lo mangia, perché non topo, topone. Però se andate anche dall'altra parte. Ecco ragazzi, qui stiamo. E loro quando le ho messe non sapevano che potevano entrare sul topo. Ma che se ne fregavano? Cioè, non ho capito, non era... si fregavano. Qui stiamo visitando i MAP, mutui, no, moduli abitativi provvisori. E sono qui da un anno e mezzo ed è previsto che ci siano altri 2 anni, alla faccia della provvisorietà. Almeno altri, Altri 2 anni. Ecco. Permanenti? Hai detto? Permanenti, infatti. Moduli abitativi permanenti. In Italia non c'è niente di più definitivo delle cose temporanee. Salvo. Vedi quella palestra blu? Sì. Dietro. Là dietro? Vabbè, dai, adesso veniamo, dai. Cioè, è perché vedete, comunque, due realtà diverse. E poi, oltretutto, che stanno costruendo una biblioteca, hanno costruito una palestra. Sempre con moduli così? Loro sono buttati là. Quindi è molto importante che vediate anche va quella bene, parte basta, loro. Mi avete convinto. Bravo, andiamo. Visto? Andiamo. Però portate qualcuno anche, non solo me, anche no, qualche deputato. Tutti. Andiamo tutti, dai. Andiamo tutti. No, ma dillo tu, dai la stessa giustificazione che hai dato a me, andiamo. Dillo a Paola, dillo... No, la cosa migliore è a qualcuno degli organizzatori proprio. Dillo a qualcuno degli organizzatori. Loro due? No, gli organizzatori chi sono? Non lo so. Se non sono con mio marito. Saranno con tuo marito, sì. Oh, dillo a lui. Che... Lui? No, lui. Sarà lui. Piacere Katia, ascolta, stavo spiegando, sì. Se riuscite a vedere gli altri moduli, sì. Perché ci sono due tipi di moduli diversi, cioè questi sono qua, invece là, guarda dove c'è questa palestra, ok, ma al di là o al di qua della palestra? No, al di là, gli altri moduli sono al di là. Perché dice c'è una differenza importante, dice, quindi è giusto perché vi rendiate conto, tocchiate con mano la differenza fra i due stabilimenti. Sono pure diciamo. I moduli di serie A e di serie B. Sì, ma fammi capire, ma sono migliori questi e peggiori quelli oppure al contrario? No, allora... Perché è così importante vedere la differenza? Perché non lo capisco. Se solo che sono stati fatti in tempi diversi e c'è qualche leggera differenza, chi no, se ne frega? Li hanno costruiti uguali. No, ma più o meno più o meno il modulo, lì. La costruzione è la stessa. Ok, e sono... allora qual è la... cioè perché è così importante vederli sì. Entrambi i tipi? Adesso per esempio anche a casa del signore pioveva dentro, c'era la muffa. C'è la muffa, c'ha le foto. C'ha le foto della muffa. Ha dovuto spostare tutti gli armadi perché abbiamo la muffa dietro.
ha dovuto lavare tutta la roba dentro perché i panni ormai erano, avevano preso tutto l'odore della muffa, eccetera. Quindi è possibile, vabbè, sì? So che è un po' un'impressione, sì. Ma vederne uno. Guarda, se vieni qui dietro c'è il mio marito. Ah, allora facciamo in, quando torniamo indietro. Quando torniamo, va bene, ci fermiamo, torniamo indietro. No, ma lui, è, se andiamo a quello suo che è dietro la palestra, ci fa entrare in casa. Sì, giusto, no? Entrare in casa, sì. Così lo vediamo pure all'interno. Attenzione, io sono in diretta con 160 persone che ci guardano, eh. Non è un problema per te? No, io direi di dirtelo perché è come se, cioè, entro io, ma è come se entrassero 160 persone tutte insieme. Però io, no, io, tu mi dici questa cosa qua, però io ti dico pure che se tu vedi il mio container, sì. Mia moglie è una fissata per la pulizia. Ma su questo non lo dubito. Sono sicuro che sarà più pulito di casa mia, sicuro. Io sono andato dalla signora. Scusami se prima metti di questa cosa, pure la signora stava spostando tutto e stava pulendo con la con la candeggina, perché la muffa bisogna tirarla via con la candeggina. Però poi secondo me c'è anche da far vedere, perché adesso passando. Ma quante persone abitano qua in tutto questo complesso? Questo complesso qua ce ne sono 180. 180. Dietro lì 180 case o 180 persone? 180 container. Container. Ogni container c'era 2-3 persone minimo, 4. Minimo. Perché 4. Siamo da 4 a 8. Qui ma pure di più, ma guarda, ma cavolo, ma sei sicuro? Solo 180, guarda, sì, qua. Sì, 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 sì. Guardate quando sono in fila di qua, da questa parte pure c'è la fila. Dalla la miseria. Parte là dove sono io ce ne sono 55. Quindi 180 più 55, 230 e rotti. Poi ce ne sono altri vicino all'Ipercop. Sì, quelli dove eravate prima, altri... che ce ne sì. saranno... altri 40-50 di lì. Quindi quasi 300, ce ne sono circa 300. E ce ne sono un'altra quindicina vicino, andando. Vabbè, 300. Sì. Sì, 300. Una media di quanto? 3 o 4 persone? No, media. No. Media da 4 in su, La media. La media, fai la media di 3. 3. Sì. Media di 3, quindi 3 per 3 900 persone. Bravo. Diciamo 1000 per fare un conto facile, bravo. Circa 1000 persone. Bravo. Ok. Bene, questo è il calcolo. Buonasera. Sì. Guarda, dove passa adesso? Adesso veniamo. A Messina arrivano ancora nei container, quelli del terremoto, sai? Quelli del 1968? No, 1908. Ah, 1908, vivono nei container. Ancora. E allora, qua ancora possono aspettare. No. Sono ancora nei container, per dirti, dopo sì. 100 anni. Ma tu sei di Messina? Tu? No, Reggio Calabria. La sponda. L'altra sponda. Sei dell'altra sponda tu. Ci fanno entrare? Salve, vieni, entra. Permesso. I mobili. Buonasera. I mobili sono stati arresi. Allora, l'arredamento è composto da un mobile, questo per 4 persone, un divano, queste sedie qua. Questo tavolo qua, questo è tutto, questo è recuperato. Che è recuperato a casa. La cucina, che faccio notare che la cucina è induzione, quindi non è a gas, perché sì. Abbiamo il gas. Certo. Quindi posso immaginare che la cucina di questo, quando si accende, allo stesso, è come praticamente certo. Con la microonde. Assorbe quando è con la prima aperta. Lì ho messo là, già si vede una fessura perché lì sotto là. Poi, come si può notare, a terra si muovono, perché... Isolato, poi ci sono queste fascette qui, ormai il pavimento si sta avvallando, perché dagli oggi, da già nel legno. Voi siete qui da poco dopo il terremoto? Noi siamo qua praticamente da gennaio. Di quest'anno. Quindi, dall'anno sì, dal 2013. Sì, 2013. Quindi da quasi un anno, insomma, sì, ormai. Sì, quasi un anno. Boh, questo qua. Ma pure in zona notte ci fa venire, sicuro? Eh? Possiamo venire anche lì? È un posto che più tutti abbiamo bisogno. Quindi... No, no, per carità, io dico per la privacy, perché qua abbiamo 200 persone che ci guardano in diretta anche. Sì, sì, ma io non ho problemi. Che diceva quando guardava le stelle? Ecco qua. Se vengono nella doccia, lì praticamente c'è il buco, il tetto non è chiuso ermeticamente. Non è chiuso? Sì. Ma ci piove dentro? A pioverci no, c'è dello squiffero di vento che se chiudo qua, alla quale ho messo io il silicone, abbiamo messo il silicone qua tutto intorno. Ma questo poi, è l'unico modo per non far entrare i topi, se li dovrebbe essere siliconare tutto. In realtà i topi di Interder dovrebbero essere più alti. Sì. Fatto una struttura in cemento e fatto una bonifica. In cemento armato e poi una terrazza.
perché la deterrenzazione la puoi fare, però se comunque non vai alla fonte e puoi mettere tu, perché il topo è l'animale più intelligente del mondo, se no è l'unico animale che è equivalente all'uomo, quindi... No, secondo me è un pochino più intelligente dell'uomo, ma lasciamo stare. Perché anche se io gli chiudo la finestra... Sì. Se io chiudo la finestra, praticamente, se potete trovare tutti i spifferi, sì, si vedono. Sì. Cioè, guarda anche le pareti qua, guarda là, questo qua si sta già staccando. Sì. C'è che ne è costruito, sapete qual è la ditta? Il problema è che non c'è nemmeno un'etichetta per sapere se la ditta se c'è il collaudo, almeno il collaudo dovremmo sapere se c'è il collaudo, perché gli impianti elettrici sono quelli che sono, poi io non c'ho, l'unica ditta che ha certificato è quella che ha fatto il pannello elettrico, che c'è il nome vicino, è l'azienda che ha fatto le finestre. Vedi, questa qua la ditta ha lasciato il tutto. Sì. Però, come si chiama? È Piva. Dico la verità, questi qua è l'unica cosa eccellente che c'è. Su questo lo posso dire. Gli infissi. Gli infissi. Perché sono uguali a quelli delle case normali. Sì, però il problema qual è? Il problema è l'interfaccia tra l'infisso e il... È stato fissato, certo, su una struttura, che la struttura è ovviamente morbida. Ovviamente. L'infisso va il lavoro al 99,9%. Però c'è praticamente lo spessore della parete è questo qua. Quanto sarà? 5 centimetri? Ma circa 6 centimetri. 6 centimetri. E qua ci vivete in 4? In 4. In 4. Ma queste qua, queste qui sono quelle che ci tengono caldo. Sì, che poi accendete. E avete un unico interruttore generale oppure ogni MAP ha il suo contatore? Ogni MAP ha il suo contatore. E quante watt vi danno? Sono 9 kW per... Ah, 9 kW per MAP. Okay. No, 6 kW, scusa. 6 kW. Quindi comunque ci andate giusto, non potete tenere acceso tutto. Perché scatta. Scatta. E consuma più di caldo. Questi qua sono come degli asciugacapelli. Sì. Un kilowatt ciascuno. Però uno. Questo qua, se accendi questo qua, spegni dopo 5 secondi. È freddo come prima. C'è mia figlia, perciò c'è il panduccio. Poi si fa tutta la condensa, guardate l'acqua che c'è dentro. Certo. Cioè, o devi tenere acceso questo qua per tenere l'ambiente caldo, o devi avere la finestra aperta per farci con l'ambiente. Quindi come va? Quindi o umidità, oppure se vuoi avere secco, freddo. Quindi le batterie... Cosa succede? Fammi sentire. Beh. Prego. Beh, gli faccio vedere. No, la catena agibile da battere. Quindi il mutuo. Ah, sì, è lui, Mallio, lui è quello che dicevo prima. Mallio, è lui quello che dicevo prima. È lui. La casa è da abbattere. Ok, quindi però riattivare il mutuo serve a cosa? Ad avere, ad avere la casa, non più quella, quella che sarà. Perché comunque lo Stato deve garantire la costituzione. Allora, quello che dicevo io. No, poco fa stiamo discutendo di questo. Certo, però uno Stato che funziona la ricostruisce, tu giustamente continui a pagare il mutuo, ma non è che devi pagare gli interessi sul mutuo stoppato non per tua volontà, ma per volontà dello Stato. Ma questo gli ho detto io. Perché lo Stato non c'ha il potere. Le banca di lì qui comandiamo noi, non comandiamo. Ma non è solo questa qua, gli ho spiegato al signore qua prima. Che l'Enel mi ha mandato 300 euro da pagare. Un anno che io mi sono risultato in casa. Allora, ciao. L'arredo è mio figlio, l'arredo di loro è questo armadio qua per due bambini. Sì. Questa scrivania, due cassette e due brandi, che poi da notare che paura che ci fregavamo le sparire del letto incollate e inchiodate. Questa qua l'ho recuperata da casa, me ne frega se prende qualcuno mi porti qualcosa, i miei figli almeno loro devono stare comodi. Sempre... Vabbè, non hai toccato nulla del mappo. No, però non possono portare, non dobbiamo portare delle strutture. Poi, qua è la stessa cosa, vedi, questo è acceso. Sì. Perché sennò. Si muore di freddo il bambino. Si muore di freddo, qua quando si Questi ne hai messi tu pure? No. Sono di tutto elettrico, però. Sì, tutto elettrico. Hanno il contatore da 6 kW. Poi qua è tutto siliconato, perché se metti la mano c'è uno spiffero, lo senti benissimo, non c'è problema di dirlo. Sì. Lì è tutto aperto. Sì. Poi da notare che lo splitter dove cacchio l'hanno messo? Con l'armadio qua. Sì. Poi è tutto siliconato, tutto io. Tutto qua, tutto là. Poi vado a aprire la camera da letto. Quindi quanti metri quadri è in tutto? Questo qua è 65 metri quadri. 65. Volto a vedere l'altra camera. Che gioco stai giocando? Io al Mario sono...
sogni che i giochi olimpici di Londra 2012. Giochi olimpici Londra 2012, buon divertimento. Non ci stare troppe ore al giorno però, eh. Ora, va bene. Ciao. Io ho detto lui, se lui viene a casa io ti faccio vedere tutte le bollette che ho pagato. E io tutte queste cose già le ho dette, ho ripetute anche al giornale di Mirandola, ma nessuno l'ha fatto uscire. Mia moglie l'hanno intervistata, quella mi manda Rai 3. Mia moglie gli ha fatto vedere questa carta, gli ha fatto vedere le guidale, gli ha fatto vedere, ma non l'hanno mandato in onda. C'hai un computer? Cioè vai mai su internet? Sì, ci va mia moglie. Ce l'hai a casa un PC? Sì. Ti posso lasciare il mio indirizzo di posta? Se ti va, io c'ho un blog, comunque posso rilanciare questa cosa. Se ti va, me le scrivi queste cose di cui tu mi hai parlato, tipo in punti, che ne so, i 10 punti di crisi assurda, perché mi hai detto delle cose talmente allucinanti che la gente non le sa. Allora, se io ti sto dicendo, se tu vieni di là, no. Faccio vedere tutta la roba pagata. Ci credo, voglio solamente che tu me le scrivi. Ci voglio vedere tutta la roba pagata, ti faccio vedere. Scrivermelo questo con l'indirizzo. E c'hai una penna per caso? No, in camera. Ricordati di chiamarmi. No, ho preso. Così poi mi li scrivi anche a me, e più canali pubblicano la stessa cosa, e più... Io ti faccio anche un'intervista in diretta. No, come già te l'ho fatta prima, te ne faccio una sera. Ma lui mi stava parlando di altre vergognosità, di uno stato senza palle che si cala le braghe di fronte alle banche che gli chiedono l'interesse del blocco del mutuo. Che siamo veramente a vedere un altro mappa. Ti faccio notare un altro particolare. Ale, ma questo qui, il discorso dei mutui, l'abbiamo chiesto noi. Cioè, no. Della rimanda... Ci mancherebbe altro. Solo che le banche pretendono lo stesso. Gli interessi pregressi che non hai pagato durante la sospensione. Si era impegnato Errani con questi. E si è dimenticato probabilmente. Okay. Appunto di battuta. Si è dimenticato. Vittorio. Tutto. Che io non so il cazzo di te, sono Coraggio. Pensate un po' a noi che vogliamo tornare a casa nostra. I miei figli pure desiderano una cosa, non è che desiderano. Arrivederci, signora. Questa è l'altra stanza che completa i 65 metri quadri. Oh, ma questo è di lusso, che vai cercando? Scherzo. Ma il letto è mio però. Ah, ecco. L'ho comprato io. Sì, veramente comprato. L'arredo era questo qua. Sì. Quei mobiliari, due comodini. Sì. E la branda con la... Senza rete, testiera, ovviamente. Sempre incollate, però quello che poi si potrebbe portare il letto di lusso. Quindi l'hanno inchiodato lì per evitare che te lo portassi anche via. Anche per la ragione di sicurezza, in caso di una scossa dovrebbe cadere in testa. Questo qua è mio, che l'ho recuperato da casa, almeno lo sfrutto per quanto mi è possibile. Anche gli spazi sono pochi, questo qua si alza, c'è il cassoletto sotto. Abbiamo messo quell'altra roba in garage. Un amico mi ha prestato. Siete sposati da 16 anni? Sì, questi sono i bambini che ci hanno fatto il regalino. Quello lì, tu ti ha fatto vedere tutto. Sì, sì, le fessure. Le fessure. Poi abbiamo acceso un pochino perché questo qui è mio padre che è partito l'anno scorso. Questo qua che mi ha insegnato tante cose nella vita. È partito nel senso che se n'è andato, poverino. Sì. Ah. È morto col desiderio di vedere che fine facevo io qua. Quindi lui c'era quando c'è stato il terremoto, ma se n'è andato dopo. Sì. Ho capito. È morto col desiderio di vedere il figlio sistemato. Ce la facciamo pure questa volta. Ma sì che ce la fate. Sì, le fessure, incredibile. Non so se si vede anche per voi che guardate da lì. Questo è lo split del climatizzatore. Questo fa fresco d'estate e caldo d'inverno? Sì, però sono modelli D, quindi quando accendo uno di questi è come se non accendessi il campo a cavallo. E poi se accendo questo qua il rumore che fa mi vibra tutto. Ah. Tutti i resti abbiamo una stufetta che dovrebbe riscaldarci, abbiamo siliconato sempre tutto. Sì. Sì. Sì, vado. Anche l'altro map, sì. Grazie. Oh, mi raccomando, forza e coraggio.
cosa da portare. Venire anche dall'altra parte. Sì, andiamo, andiamo, sì. Andiamo. È di là della palestra, giusto? Andiamo a vedere l'ultimo map? No, e abbiamo promesso che andavamo a vederne uno di là dopo la palestra. Guarda, ecco. Facciamo quattro passi. Dopo ti accompagno. Ah, qua l'ha fatto l'orto. No, no, torniamo, torniamo. Ma chi è che lo sa la destinazione d'uso di questi terreni? Sono agricoli o sono edificabili? No, lo so. So solo che... Però hanno fatto la, so solo la che... rete fognaria, no? Sì. Nel momento in cui andranno via queste tutti questi... Queste qua sono preparate, ma... tutti questi. Queste qua sono d'Arturo Zaccarelli, sì, che è la mafia a Mirandola. Detto questo, non parlo, allora, tu no, non, voglio, parlo, non voglio, non voglio. Questa qua parlare. Non registrarla. Non è già andata in onda, troppo tardi. L'hanno sentito 200 persone, pazienza. Comunque, vabbè, derubrichiamo. No, però la domanda resta. Comunque, hanno fatto le fognature, sì o no? Certo, l'indomani certo, che andranno certo. Via i container già hanno tutto pronto per edificare, ecco. Perfetto, basta, questa era la domanda. Ci siamo capiti. Però il sindaco diceva che questa zona era già edificabile. Ma come fa una zona così? Ma scusa, guarda dove siamo, Mallio. Qua siamo in the middle of nowhere. Però il terreno che sia agricolo edificabile non c'è niente di dove sia. Anche la zona, anche zone molto fuori dalle città a volte sono edificabili. Sì, ma... Questa una, lo sto facendo sì. Un'altra lì. E sì. Le case abitative niente, zero. Scusami. Questa è la cosa assurda, scusami. Ma poi non abbiamo detto stop. Lui ha detto noi non un centimetro in più. Perché lui sostiene che questa zona era già dal vabbè, 2000. Destinata dal 2000. 2003 sì, ma puoi anche cambiare la destinazione in senso contrario a come si è fatto finora. Chiaro, ovvio. Lui intendeva dire, infatti il sindaco diceva non abbiamo fatto un centimetro in più di quello che era già previsto. Chiaro previsto, che, ma... Chiaro che in assenza di terremoto magari si sarebbe potuto usare in un altro modo. Ma quello è un... Ma dico bella forza. Cioè quello che ha fatto già 10 anni fa Fini Guerra a Casinetta di Lugagnano non è non aggiungere un centimetro a quello già previsto, no. Non aggiunge un centimetro a quello già costruito, chiaro. Che è diverso, chiaro, esatto. È molto diverso, esatto, ecco, bravo. Questo è il punto, quindi ora vabbè, bella forza a dire, magari tu hai fatto un piano regolatore 20 anni fa, facciamo che prima. Cementifichi tutto, prima... ma io non ho aggiunto niente, cazzo, prima hai cementificato tutta l'Emilia Romagna, dove prima c'era l'erba, ora adesso ci sono i mali, esatto, oh bravo, questo è, poi a me non me ne frega niente, là dove c'era poi a me non me ne frega niente di sapere cosa era il progetto prima, questa è l'altra palestra? Che cos'è questa? Questa è la palestra, questa è la palestra. Non lo so cosa stanno e questa facendo. Che cos'è? Non lo so, secondo me non è una scuola, è un'altra palestra. Lo stanno facendo. Chi è che lo sa cosa stanno facendo qui? Non si sa, non si sa. Siamo quattro persone alla casa, mi è dato no, no, ma lui si interessa a questa roba. No, no, no. Che cos'è questa casa? Non si sa. Queste sono di scuola. Questa è la scuola. Non sono scuole provvisorie, perché sono fatte bene. Ha fatto con legno, ha fatto con il... Sono cose che si rimangono queste. Ma io veramente non capisco. No, queste sono scuole, fatte sì. Tetto in legno. Tetto in legno, ok. Antisismico, dovrebbe essere. Da dove vieni? Dalla Tunisia. Tunisia, da quanti anni sei qua? Dall'87. 87, ciumbia. Quindi 26 anni. 26 anni. Complimenti. Sono più anni qua che di là. Certo, ne hai meno di 52. No, meno. Appunto. 50 ce l'ho, ma a me. 50, quindi 24 di là e 26 di qua. Più là che qua. E come ti trovi? Ti piace nonostante il terremoto? Ma non ti dico che non mi piace, perché non sputo nel piatto dove mangio. Bravo. Questa è sicuro. Però che cosa fai? Che lavoro fai? Edilizia. Edilizia. Ho capito. Però... Hai famiglia? C'hai moglie, sì, figli? Sì. Sto qua. Qua, abitano qua, nel map. Nel map. Nel map. Posso farti visitare anche il mio, vicino al suo, così lo vedete. Non mi vergogno mica. Ma non c'è niente di cui vergognarsi, no, Casomai uno potrebbe vergognarsi quando vota i partiti che non deve votare. O quando vado a rubare. O quando vai a rubare. Che comunque votare il partito che ti ruba un po' è come essere complici di un ladrocinio, quindi... Ma lo sai che noi stranieri non abbiamo diritto del voto. Ma scusa, ma dopo 26 anni tu non potresti avere la cittadinanza? Forse mancanza mia, per dire la realtà. Credo che dopo 26 anni... Residente in comune possa averla...
però passano 3-4 anni. Cavolo, tu è da 26. No, dopo la richiesta io parlo. Dopo la richiesta, sì, sì, certo. Ma dico, se tu 10 anni fa facevi la richiesta, adesso potresti avere. Se ti interessa, a te, forse tu preferisci mantenere la tua cittadinanza? No, ma però posso avere anche la doppia, hai capito? Ah sì? È consentito? Sì, sì, sì. Perché non tutti gli stati lo permettono, eh? No, no, l'Italia. Per esempio, la mia compagna è del Madagascar e non c'è la reciprocità, allora, lei deve scegliere o allora, italiana o malgascia. Del Mediterraneo. Okay. Tutta la zona mediterranea può avere la doppia cittadinanza. Questa se non sai io. Vabbè, allora chiedila. Cioè, se tu non devi rinunciare. No, perché sai, molti. Io dico, io ci tengo la mia cittadinanza tunisina, non voglio rinunciare. Ma se tu non devi rinunciare, perché non la chiedi? Se è una cosa in più. Ti danno solo il passaporto. Quello vuol dire passaporto italiano. Certo, certo. E però a quel punto voti anche. Con quelle sì. E allora che cosa aspetti? Valla a chiedere. Adesso andiamo a casa sua, questo è qua. Ok. E poi c'ha il piacere di visitare la casa mia, mi fa piacere anche a me. Questa è la sua casa. Ecco, questa è la casa di Giuseppe. Questa è la villetta Schera. Ammazza. La villetta Schera di Giuseppe. Visitiamo la reggia di Giuseppe. Come potete vedere, un due piani, doppia cubatura con mansardina. Esatto. La mansardina no. Possiamo. Prego. Ciao. Chiudiamo, se no si raffredda. Permesso. Questa è la villetta Schera. Io sono Salvo, ciao, buonasera. Noi con Giuseppe ci conosciamo. E come si chiama questa ragazzina? Mia. Ciao Mia. E tu? Pasquale. Ciao Pasquale. Si sono appannati gli occhiali. Ora me li tolgo. Un po' di sbalzo termico. Vedi cosa abbiamo dovuto comprare? Deumidificatore. Perché lei... Lì era sempre malata. Con bronchite. Sempre malata con bronchite, tosse, eccetera, eccetera. C'è sempre acceso quello. E per forza. E la bolletta, e il contatore gira, ovviamente. Sì, purtroppo sì. Però è meglio quello che certo. Sempre lei a letto. Certo. Su questo non c'è dubbio. Questa, quanti metri quadri è questa? 70. Ah, quindi uguale a quella che abbiamo visto prima, più o meno. Quella di silicone, ho dovuto mettere il silicone dappertutto perché c'era uno... Entrava qua, entrava a rete dappertutto. L'hai fatto tu, ovviamente. Il lavoro che hai fatto tu. L'ho chiuso io. Entrava aria dappertutto qua. Che dovevo fare? Si spegne la luce. Che dovevo fare? Certo. Sì, si vede la luce che entra qua quando spegni la luce di giorno. No. Adesso si vede di meno perché... Perché hai siliconato. Peccato che mia moglie me l'ha fatti chiudere queste cose qua. Perché queste cose qua le ho torti. Perché queste erano messe con... Con i chiodini quelli da pressione, io li avevo tolti e dentro era tutto aperto. Io questi qua li ho tolti tutti e li ho siliconati tutti. Mi faccio un caffè? No, grazie. Qua dormono i bambini, vedi? Sì, li abbiamo spostati di qua entrambi perché è più calda. Pure qua ho dovuto chiudere dappertutto, il silicone dappertutto e via di seguito. Quindi qua è ecco quello che mi dicevi prima, in queste ci sono le pompe di calore che fanno caldo e freddo, esatto. Invece di là ci sono i caloriferi, esatto. E basta. E per raffrescare lì come fanno? Niente. No, c'è una guanda che cosa per raffrescare. Un altro però, esatto. Diverso. Esatto. Questa invece questa è la pompa di calore. Sì, la pompa di calore che fa l'uno e l'altro. E qua vedi che pannelli l'hanno messo? Sì. Di là hanno fatto il legno. E di qua invece? Legno, ma mica il legno. Il parquet. Ah, il colore del legno, non è il legno. È finto, vedi che lo sa. È finto qua. Pure qua. Però di qua, diciamo di qua che sono stato un po' più ordinato. Mia moglie ha detto non fare sempre il l'arrozzo. Poi glielo ho messo il silicone, per il trasparente. E quindi si nota di meno. Si nota di meno. Poi l'ho messo il silicone, per il trasparente, non si vede. Pure lì sotto li vedi, No, ricordiamo, visto che tanto che stiamo facendo insomma una ripresa, che tu comunque hai avuto il piacere di parlare con la banca per riattivare il mutuo e ti hanno chiesto... Ma qua c'è mia moglie! Cosa hai pagato l'Equitalia? Euro di... Sì, la Burana. La Burana? Sì, mi hanno detto di pagarla. Quando hai chiamato l'Equitalia, cosa ti ha detto? Che la dovevo pagare solo se la casa era macerie. A terra proprio, cioè, macerie. La casa era in macerie, non la dovevo pagare. Però siccome che lo stabile ancora in piedi sì, pagare. Però non è agibile, nel senso che avete il certificato di abbattimento. Sì, diciamo. Sì. Ok, quindi abbiamo loro tutto. Pagano la cosiddetta Burana, che è... Che viene richiesta ad Equitalia, poi hanno richiesto di riattivare il mutuo bloccato naturalmente dallo Stato. Quindi non è che loro stessi hanno deciso di bloccarlo, però lo Stato l'ha bloccato. Vanno a chiedere a Monte dei Paschi di Siena di riattivare il mutuo e
se possiamo mostrarla, no? Già gliel'ho mostrato. Già l'abbiamo mostrato prima. Ok, già l'abbiamo mostrato prima. Ci sono 1700 euro. 1700 euro. 1716,48. E c'è il tasso di interesse. Sì, sì. Tasso di interesse. E sono interessi pregressi. Tasso di interesse. Totale interessi posticipati. Sì, è chiaro. Da giugno a dicembre. Da giugno a dicembre. Questo è quindi vuol dire prima, ma a questo punto vi conveniva pagarle ogni mese senza fermarvi? Abbiamo risparmiato di sicuro. Se lo Stato non mi bloccava il mutuo, io avevo risparmiato 1800 euro. Sì, infatti noi per bloccato non abbiamo firmato nulla, non è che l'abbiamo bloccato, non abbiamo firmato. Sì, chiaro, non è stata una vostra richiesta. No, nulla, non abbiamo firmato chiaro, nulla. Chiaro. Perché ovviamente se uno avesse saputo la conseguenza che era questa, probabilmente si sarebbe fatto A costo di stringere la cinghia ancora di più, sì. Ma ti rendi conto, ragazzi? Ma cosa è vero. Guarda, io non ho parole. No, c'è poco da dire. Le immagini penso che possano... Guarda che scalino per il bagno. Solo guardare il bagno. Anche qua sono rimolato tutto. 70%. Certo. Non ci vedo. Ovviamente calorifero tutto. Ma per esempio mettere due pannelli sul tetto no, Il comune, dico, pannello di chi? Pannelli solari. Lasciamo stare, va. Lasciamo stare che è meglio. Lasciamo stare. Perché a noi? No. Certo. No. Perché qua tutto è, poi vedo ci vede anche l'asciugatrice, perché d'altronde è qua che siamo in pianura padana. Come facciamo? Sì, anche perché non è che hai il balcone, dove li metti? Io prima di comprare quelli, mia moglie spendeva, quando spendeva a settimana? 30-40 euro? Sì, un giorno no, sono 10 euro. Sì, la bengheria, con questo tempo come faccio? Fatti i conti, hai detto mi compro la asciugatrice. Di tasca tua, naturalmente. L'asciugatrice è mia. Certo. Ma no, è importante sottolinearlo. Qua in chat mi dicono, allora... Dimmi, devo rispondere io. Chiedi a chi danno la responsabilità di questa loro condizione, per curiosità. Cioè, uno che ci sta seguendo da casa dice, ma secondo questi signori, di chi è la responsabilità di quello di questa situazione? Responsabilità in che senso? Cioè, chi è che sta agendo male? Visto che il discorso del mutuo, dell'interesse pregresso della banca, il fatto che le strutture sono così, che se non ci mettevi il silicone avresti... Io dico che hanno gestito male un po' tutti, un po' la regione, il sindaco, la regione Emilia, perché il sindaco se è il primo cittadino nostro, ci deve tutelare, deve tutelarci sto sindaco. Il numero uno. Deve prendere pure un po' le nostre parti. Cioè, noi qua abbiamo... Non ci deve solo... A volte ci sentiamo che chiediamo l'elemosina, invece deve stare un po' dalla nostra parte. Anche perché poi il paradosso, sai qual è? Cioè, questo, scusate se mi permetto di sottolineare, ma che questo dovrebbe essere un diritto, no? Per loro di avere le condizioni dignitose che dovrebbero creare le istituzioni, perché naturalmente loro pagano le tasse come tutti i cittadini di questo paese, hanno avuto la disgrazia del terremoto, non dovrebbero chiedere per avere un loro diritto. E quando accadrà che magari la situazione si sbloccherà, non è perché qualcuno gli avrà fatto un favore, ma perché semplicemente ha fatto il suo dovere. Ha fatto il suo dovere. Cioè, questo è quello che voglio dire. Non, cioè, nel senso, vorrei che la gente a casa, insomma, che sta seguendo la cosa, capisse queste cose qua. Cioè, che noi parliamo di questo, di qualcuno che non fa il suo dovere in questo caso. Capito? Quello che vorrei. Sì, no, ma è giusto, è giusto. Senza speculare sulla cosa, però... No, qua nessuno vuole speculare la cosa. Se come stava dicendo mia moglie prima... Noi qui dentro qua ci guardano come delle persone che, com'è la parola giusta Maria? Come dei scrocconi, come vogliamo sfruttare. Che vuole dell'assistenzialismo. Cioè, io faccio vedere le carte, che io non sto sfruttando nessuno. Io sto pagando tutto. E torno a ripetere, la luce ancora la devo pagare perché ancora mi deve arrivare. Ma la Tares l'ho pagata, l'acqua l'ho pagata, tutto. Ma giustamente uno si deve giustificare del fatto che sta pagando perché deve denotare che sta pagando le cose. Senti, qua mi fanno una domanda che però se la rivolgessero a me mi offenderei, spero che tu non ti offenda. Io faccio da tramite, non te la prende come... Dice, ma ora siete contenti, ora che è arrivato Renzi, questa grande novità, siete contenti? Non sappiamo dire. Guarda, io Renzi non lo conosco. Non conosco né Renzi, vabbè, lasciamo stare. Va. Lasciamo stare. Non vabbè, come. Vabbè non come. Mi sembra che non è tanto contento. Il mio commento è questo. Signora, la saluto. Buonasera. Piacere, arrivederci. Ciao Mia. Ciao. 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 Voi venite due minuti da me? Dai, mai che ci siamo. Però aspetta, io non so com'è con la tabella di Ma, che noi abbiamo ancora un'altra tappa. Dov'è la tua? Andiamo, dai, veloce. Dov'è di fronte? Di fronte dove? Qua. Dai.
dai. Però non la giriamo tutta, ci presenti tua moglie e ce ne andiamo. Solo per farti vedere con tutto il riscaldamento che aumenta. Non abbiamo nemmeno. Nando, non la faccio la tua domanda a Sibilia, non gliela faccio. L'incendio non c'è. Come? Le cose dell'antincendio dove sono? Uno sì. Solo, lì, basta. Uno in tutta questa macchina. Questa è casa tua? Mazza, ma è grande però, ehi! Sembri il solito raccomandato, mannaggia. No, è uguale, è uguale a lei. È uguale a lei. Guarda che scherzo. Come ti chiami, a proposito? Prego. Permesso. Prego, 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 vedi. Allora, permesso. Vedi. Ti hanno tagliato la luce, no? Ho paura, ho paura, ce l'hai, consumo troppo, guarda lì. Tu hai ricevuto invece, tu hai ricevuto la bolletta o ancora non neanche tu? La bolletta di elettricità. L'ho ricevuta. Però l'ho mandato in tre, lo sa. Insieme all'altre, perché le abbiamo mandate tutti indietro. Sì, quelle quanto, che l'abbiamo quanto ti è arrivato? Mi è arrivato a 2002 in tutto, che me sono arrivato 2 euro. Eh? 2200 euro, sì. Ti è arrivato di, sì, elettricità. Sì, 2200 euro. Quanti mesi? La scadenza è settembre, vuol dire che sono 9 mesi. 8 mesi. 8 mesi, 2200 euro. Se tu fai il calcolo sono 350 al mese, e come fai? Paghi una casetta di... Una casetta, perché questo qua non è neanche una casetta. Guarda dei buchi, ci sono anche i buchi. Tutti, sì, tu. Sì. Guarda lì. Salve. È una cosa che. Buonasera signora. Buonasera, ciao. Ma prima del terremoto dove abitavate? Qua a Mirandola. In una casa, in affitto, casa, vostra? In affitto. Adesso ovviamente l'affitto non lo state pagando più e non. No, bello, sicuramente. Ci mancherebbe. No, perché c'è stata un'altra situazione, l'altro signore che non aveva rescisso il contratto di fitto, sì, e continua a pagare il contratto di fitto. No, aspetta, no, come allora vuol dire non è. La casa è agibile. Sì, 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 è agibile, agibile. Allora agibile deve andare lui. Allora, no, la casa, no, che... lui mi ha detto che la casa non è agibile, in realtà devono battere. Allora non deve pagare. No, non deve pagare l'affitto. Per la legge non deve pagare. No, no, non dobbiamo essere usata. No, no, forse usata, forse sbagliato di oppure lui si è espresso male, oppure. Sembrava di aver capito così. No, perché questo sarebbe veramente paradosso proprio. Sì, no, però lui per scelta sua. Non è agibile. Ah, per scelta sua. Ha fatto una scelta sua di continuare a pagare. Così mi era sembrato di capire il signore di Dato. Per poi rientrare e non avere condizioni diverse. Cioè aspettare che abbattessero lo stabile, sì, ricostruirlo un altro e rientrare con le stesse condizioni, perché, di fitto, perché lui è rimasto con il contratto di fitto così, così mi ha detto lui. Non questo è sicuramente, vabbè, quello che mi ha detto. Vabbè, un caso troppo particolare per, esatto, esatto, per perderci tempo. Da. Buonasera signora, arrivederci. Buonasera, grazie, buonasera. Grazie a te per l'ospitalità. Te. Chiudi che no, sennò ti costa 100 euro questa apertura di porta. può rilanciare certamente Renzi, però deve rilanciare. Prendi Maglio, è sotto intervista da un giornalista del PD. Come? Maglio è in intervista. In bianco per delle riforme che non ha ancora portato in Parlamento, mi sembra quantomeno ridicolo. Ma certo, perché lui, il momento in cui porta la sua legge... Maglio sta parlando con un giornalista del PD. Di giornalista di? Stelle, come sempre la valuterà e se la riporterà valida la valuterà. Non è un giornalista del PD. Ma è inutile che mi dice firmi la mia proposta elettorale, ma qual è la proposta elettorale di Renzi? Si apra a recepirla e lo facciamo sempre questo. Le stesse cose, quello l'hanno capito. E lo facciamo sempre. E quindi è uno slogan. Ma era sui rimborsi elettorali, è ben diverso. Sì, inutile che mi fa una provocazione sulle rimborsi. Ma è uno slogan, perché lo facciamo sempre. Mi scusi. Le comunico che in Parlamento... No, non l'abbiamo fatto, guardi, i 42.000 di euro l'abbiamo restituiti. Le comunico che in Parlamento noi valutiamo ogni giorno leggi del PD. Quindi qual è la novità della richiesta di Renzi di valutare una proposta del PD? Lo facciamo sempre. Abbiamo votato proposte del PD come proposte del PDL, come di chiunque. Quindi qual è la... L'abolizione del porcellum, noi sì e loro no. Come dato noi cui reagiamo? L'abbiamo sempre fatto. Cioè, le proposte del PD, 9 mesi che valutiamo proposte del PD. E le votiamo pure. Sa qual è l'unica? Certo, perché lui vorrebbe un preaccordo su una legge, su una sua riforma elettorale.
È questo il senso delle sue parole. Vabbè, no, no, lo dice lei, mi scusi. No, questa è la sua visione della cosa. Se non fosse così, basterebbe portarla in Parlamento e ovviamente noi, essendo in Parlamento, la valuteremo come tutte le altre. Le comunico che il Movimento 5 Stelle ha già depositato una riforma elettorale. Non abbiamo mai fatto uno slogan pubblicitario dicendo valutatela se volete... Ma chi è? Chi è? Dopo Mallo ci dirà chi è, comunque, un giornalista del PD, sarà della Repubblica. Ok, quindi se lei si auspica che vengano cancellati i rimborsi dei partiti, basta che non li prendano come abbiamo fatto noi. Questo non è uno slogan, mi scusi se glielo ripeto, è una cosa di fatto. Nando, la risposta è sì. Penso, non abbiamo dato l'Iban e non sono entrati 42 milioni. Anch'io credo nello Stato di diritto, però nello Stato di diritto di un partito c'è anche quello di non fornire l'Iban e di non prendere i soldi. Quella è coscienza e moralità, qualcosa che manca alla politica. Grazie, a lei e a rivederla. Ma chi era? Giornalista del Messaggero, più renziana di non so chi. Ma sai il nome? Me l'ha detto all'inizio, ma l'ho già dimenticato. Una donna? Sì. Quindi una giornalista donna del Messaggero. Sì. Ma pensi che pubblicherà questa intervista? Ma non lo so, può fare tanto. Cercava di convincermi che la proposta stava facendo campagna elettorale. Sì, cercava di convincermi che la proposta di Renzi fosse era buona, no, fosse lecita, ma ha detto certo, se voi gli chiedete di non prendere i rimborsi, anche lui ha diritto di chiedervi qualcosa, ma noi abbiamo già rifiutato i rimborsi, quindi cosa ci deve chiedere? Parta da rinunciare ai rimborsi elettorali e poi ne parla. Poi mi ha detto anche, guardi che lo Stato di diritto è importante, e dal 93, il 93 bocciava i rimborsi, questi i rimborsi elettorali, questi qua sono invece... No, scusa, come si chiamavano nel 93? Si chiamavano ancora finanziamento pubblico, ora invece si chiamano rimborsi. Detto, quindi lei è un cittadino che ama farsi prendere per il culo. Cioè, questo è il succo. Io è un po' come l'IMU, no? Ora l'IMU la chiamano in un altro modo e quindi lei è convinta di non pagare l'IMU, lo paga lo stesso. No, ma la pazzia, ti dico, la pazzia, bro. L'altro giorno Letta ha chiamato la legge attuale, quella che c'è adesso, che loro per 20 anni hanno chiamato rimborsi elettorali, l'ha chiamata finanziamento pubblico dei partiti. Per la prima volta un politico ha avuto la faccia. È stato un lapsus. O probabilmente non so cosa. Durante la il discorso alla Camera. L'ha chiamato finanziamento pubblico dei partiti. Ma la pazzia, quindi, dall'altro... Quindi dall'altro è ormai sdoganato che è solo un cambiamento di nome. Perché perfino lui l'ha chiamata finanziamento 15 pubblico. 15 minuti di... nella convinzione di convincermi che loro hanno il diritto di rilanciare. Io ho detto, la proposta qual è? Quella di che noi dovremmo valutare una legge che non è ancora arrivata, perché lei si parla di una riforma elettorale, ma si dà il caso che l'unica depositata fino ad oggi è quella del Movimento 5 Stelle. No, ma quindi... poi, scusami, quando parlavate delle proposte del PD, non solo voi le valutate, ma le avete anche votate, no, tipo la cosa di Giachetti, l'avete votata addirittura. Solo noi con lui. Esatto. Ora c'è questo circo mediatico fantastico per cui se Forza Italia ci vota un emendamento, noi siamo alleati con Forza Italia, però noi che abbiamo votato emendamenti e leggi di PD, di Scelta Civica, allora siamo alleati con tutti, giusto? Esatto. Ma questo infatti è tutto un sistema che va demolito e ricostruito da zero, non c'è niente da fare. Noi siamo lì per quello, per ricominciare da zero e andare oltre davvero lo schifo che c'è in questi. Ma allora ti posso fare una provocazione in diretta? Tu al limite se ti senti in difficoltà non mi rispondi. Non sono mai in difficoltà, io ti dico quello che penso. Io ho proposto con un tweet, ho detto, ragazzi, dimettetevi tutti a 160. E mi hanno risposto Bruno e Laura, uh-huh, e anche un altro, ma non mi ricordo come si chiama, comunque un senatore, dicendo no, perché se facciamo così poi arrivano gli altri che sono dopo nella lista. E dico, vabbè, e rifiutano. Ah, no, dimenticavo, mi hanno detto anche che le dimissioni possono essere rifiutate. Allora, a parte che la parte tecnica è vera, cioè come è successo con Monica Mangini, no? Che lei non voleva fare la senatrice, e il Senato per 3 volte di fila gli ha bocciato la richiesta di dimissione e lei ora è al Senato a lavorare perché non l'hanno fatta dimettere. Okay. E lo potrebbero tranquillamente fare con tutti, ma poi quella è un'altra riflessione che si dovrebbe fare. Ma il punto è, dimetterci avrebbe senso se il Presidente della Repubblica fosse una persona seria e quindi considerasse questo nostro gesto come un gesto meritevole di far cadere il governo perché incapace di gestirsi in questo modo. Siccome il Presidente della Repubblica non è in questo momento una persona che ha il senso delle istituzioni,
E allora non lo farebbe. Di conseguenza, per me la cosa più ovvia in questo momento è provare fino all'ultimo momento a fare tutto quello che abbiamo nelle nostre possibilità di fare per migliorare le cose. Poi sicuramente, ora nei prossimi mesi, secondo me avremo le idee molto chiare fino alle europee, poi abbiamo le europee in mezzo, questo è importante ricordarlo. Vedere cosa succede fino alle europee e poi si valuterà. Io non sono assolutamente contrario a quell'idea, che ho valutato anch'io. Sì. Però non la devo valutare io e basta. Ma secondo te qual è il rischio? No, no, ma per carità, mica volevo adesso la firma in bianco. Ma dico, cosa potrebbe succedere? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere semplicemente che Napolitano fa finta di niente. E quindi vengono rifiutate di fatto? No, no, potrebbero anche accettarle, fanno scalare le liste e fanno entrare altri 160 delle nostre liste. Vabbè, e se le altre 160 scalate dicono no, no, non accettiamo? Dovrebbero dire no, non accettiamo, e questo non lo sappiamo. E comunque il dato concreto è che se in questi 9 mesi, dove è successo di tutto, cioè ricordiamoci cosa è successo in questi 9 mesi, Berlusconi, la scissione del PDL, la scelta civica che si divide, 3 segretari del PD, se in questo marasma Napolitano non ha mai ritenuto di dover sciogliere le camere, non credo che lo riterrebbe mai se noi ci dimettessimo. Quello è la cosa terribile. Quindi non pensi tu che dal punto di vista simbolico la cosa possa avere comunque un grande peso? Ah, quello sicuramente, però ribadisco, lo vorrei fare con la consapevolezza che questo sacrificio, diciamo, sì, comporti qualcosa di positivo. E io onestamente, per pensare questo, dovrei avere fiducia di Napolitano e non ce l'ho. Ho capito. Va bene, io apprezzo molto, come sempre, l'apertura di Mario, che risponde così, senza rete, senza... Non l'avevo avvertito, ve lo giuro, di questa domanda, quindi apprezzo moltissimo. E devo dire che se le cose stanno come lui ipotizza, anche la mia proposta, in effetti, tutto sommato, rischierebbe di svuotarsi. Cioè... Ci vorrebbe una presenza reale e super partes del Presidente della Repubblica. Perché ogni gesto del Parlamento avesse un significato politico. Ma non c'è. Io per quello sono sfiduciato, non per la nostra azione politica, che secondo me è sempre all'altezza, ma per il peso che gli si dà per via delle istituzioni che abbiamo. E Napolitano non è il garante delle opposizioni in questo momento, è il garante delle larghe intese. Vabbè, sì, questo è abbastanza chiaro, questo è abbastanza evidente, purtroppo. E quindi... Ciao ragazzi! Vabbè, tu hai già parlato del posto dove siamo, immagino. Sì, l'abbiamo detto, lo ripetiamo. No, ma fra l'altro le persone che sono collegate da molto tempo, ma se per caso si fosse collegato qualcuno ultimamente, lo diciamo. Ci troviamo in un quartiere, chiamiamolo così, quartiere MAP, cioè moduli abitativi perenni. No, scusate, provvisori. Provvisori, sì, ma sono qua da 1 anno e mezzo ed è previsto che durino almeno altri 2 anni. Quindi ecco perché ho detto perenni, non è stato un lapsus, in questo caso l'ho fatto di proposito. Stanno al centro di una nuova speculazione edilizia. Assolutamente, perché infatti il sindaco, questa è una cosa, io non ho avuto la prontezza di ribadire, perché fra l'altro, vabbè che io ho pure il tesserino di giornalista, quindi alla fine potrei anche, non sono iscritto all'ordine, ma ho il tesserino della FLIP, Freelance International Press. Ah, grande. Quindi io potrei comunque fare domande, eccetera, però non ho voluto rompere tanto le scatole, perché io ho chiesto, ma questi moduli quindi insistono in una zona... edificabile, e lui ha detto sì, noi non abbiamo aumentato di 1 centimetro la superficie edificabile. Vabbè, ma questo secondo è un progetto secondo il piano del 2003, ma comunque qua c'era erba prima, infatti. Non c'erano case, ecco, e vabbè. Come mi hanno lasciato? Ma mica solo a me, anche lui, siamo in tanti. Ma perché se ne sono andati? No, siamo a piedi noi. Spirito Sone. Mi hanno lasciato a piedi. No, no, e già l'hanno sentito in diretta. Comunque questi ragazzi qua sono come ti dicevo prima, sì, sono le altre comunità. Ciao. Ciao. Che ci siamo organizzati per far sì che ognuno problematico ci diciamo le cose e poi sì, andiamo a relazionare. Fate voi il consiglio di quartiere qua? Il consiglio sì, quartiere MAP? Ci siamo organizzati. Bene, almeno avete una voce unitaria, se non altro, quando andate a chiedere qualcosa al sindaco. La riunione fa la forza. Sì. Sì. Che poi possono dire quello che vogliono. Il razziale, noi possiamo dimostrare che il razzismo da noi, l'unica cosa che il razzismo è l'indifferenza. Noi non siamo indifferenti, ognuno di noi ha delle problematiche, ci aiutiamo e andiamo avanti. Logicamente le culture sono diverse, le tipologie sono diverse, però
C'è lui che ha tutte le domeniche che canta, è suonato come la campana, però... Però canta. E per questo piove sempre, mannaggia. Guarda che ha fatto venire, io ho detto, no, cantare. Da dove vieni tu? Sono ghanese. Ghanese. E da quanti anni sei in Italia? Ah, 13 anni. 13? Sì. A parte il terremoto, ti piace? Ah, insomma, mi piace stare in Italia perché è un paese che accettano tutti i colori, anche tutte le persone. Tu non ti senti discriminato qua in Italia? Per il fatto che hai la pelle nera? No, questo anni fa sì, però al momento c'è una sistemazione di computer, tante cose va cambiate, anche la pelle nera, bianca, siamo mischiati, quindi... Che lavoro fai? Sono carrozzeria. Carrozzeria? Sì, sì. Ho capito. Andiamo? Bene. E poi sono evangelista. Sì? Evangelista. Evangelista? Sì. Perciò canta tutte le domande. Ok. Di quale religione? Religione pentecostana. Sì, sì. Ho capito. Va bene. Oh, allora in bocca al lupo per la tua carriera di cantante. Ok. E anche per quella di, per mio di lavoratore. Timpani. E intanto me ne vado, quindi non lo sento. Ciao ragazzi, ciao, buona serata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Uè, aspettatemi, Ma che andiamo in macchina allora? Io vado nel cofano con Ken. Dammi un altro trolley che lo metto dietro con Ken. Ciao Ken, bellissimo. Bello, bello, bello. Anche bello, quella lì Ken, di salvo. Bello, Ken. Ah, appunto, c'è il mio trolley. Salvo, lo mettiamo qua. Sì, dai, Ken ci fa la pipì sopra. Sei comodo, Ken. Dammi anche l'altro trolley. Permesso. No, qui non c'è posto, evidentemente. Ma perché se n'è andato il pullman? Perché volevano qua, dovevano stare in programma. Va, va in giro. Cosa succede, Ken? Hai paura? Dove mi sei? Ma che, ma hai lasciato il posto davanti a me, che sono il più piccolo? Vabbè, oh, lo accetto, va, per stavolta. Mazza, ma che macchina è sta cosa? È una cosa enorme. Cos'è? Una serie 7, cos'è? Questa è una 5. Ah, una 5, ma è enorme però, lo stesso. Ken non ci sta. Ken non ci sta, non si vuole abbassare la testa. Ragazzi, guarda che la stessa macchina di stamattina. Lo so, però stamattina ero addormentato, non l'avevo notato. Guarda, c'è una chiave qui. Oh. Bene. Ciao Ken. Dove dobbiamo andare adesso? Ragazzi, non è che mi hanno lasciato solo a me, guardate che io ho qua due guardie del corpo che sono, certo, Carlo Sibilia e Manlio Di Stefano. Una cosa tecnica, quante prego. Batterie di ricarica hai? No, io ho una batteria a litio che nominalmente, ma c'è il signoraggio pure lì, nominalmente 50.000 mAh. Ah, quindi ti carica per due giorni. Sì, ma siccome ho detto nominalmente, in effetti non è così. Il valore vero, intrinseco, secondo me, se arriva a 10.000 è tanto. Comunque, diciamo che un giorno in diretta potrei anche farcela. Ci abbiamo ancora un'altra tappa da fare? Sì. Ma ci andiamo adesso con te in macchina? Qua, se avessi lo zaino, sì, siccome lo zaino è nel bus... No, non quello, non la valigia con le mie mutande, lo zaino tecnico. Grazie, dopo le storie di Cota e della Lega, anche le tue mutande sono importanti, salvo. Va bene, perché nella tua valigia non ci sono le mutande? Lo so, sto scherzando sul fatto che oggi Salvini, nuovo segretario della Lega, ha detto che le mutande pagate con i soldi della regione non sono un problema degli italiani. Ah, ho capito. Quindi... non sì, ha detto la Lega non si deve scusare no, per questo. Cioè voleva dire che gli italiani non sono obbligati a usarli. Ha detto che la Lega era una data fuori. Ok. Ma andando, scusano di niente, anche la lavora del Rota. Bene, bene. Va no, bene. No, non siamo a Bologna, ragazzi. Io non ho chiesto ti piace Bologna, ti piace l'Italia. Salvo, ma che domande fai? Quali sono le domande? Silvia, Maria Silvia. Maria Silvia, dimmi qual è la domanda che non ti è piaciuta, così magari la prossima volta evito di farla. Io lavoro a loop chiuso, quindi se dico una cazzata fatemelo notare, così non la dico più. Qual è la domanda? A parte il terremoto, ti piace l'Italia oppure se si sente discriminato per il fatto che ha la pelle nera? Per me non è una domanda del cazzo, è un ghanese nero, gli chiedo se si sente discriminato. Siccome ho una compagna nera e
adesso non più, ma i primi anni si sentiva molto discriminata. Ti racconto questo aneddoto, cara Maria Silvia. La mia compagna una volta ha trovato un portafogli con dentro 200 euro. È andata in polizia a portarlo. Quelli l'hanno aperto e hanno detto, c'erano solo questi? Ora io dico, testa di cazzo, se io ti porto un portafoglio con 200 euro, mi chiedi c'erano solo questi, ma se me li prendo tutti e lo butto via vuoto, no? Cioè, te lo porto, cioè, ce ne ho 300, me ne prendo 100 e te ne lascio 200. Ma si può essere così, coglioni? Ecco, e per me quella è discriminazione. Ecco. Beh, quello è anche un po' un carabiniere, eh? Sì, sì, per carità. E io sto dicendo che ci sono questi casi. Non è né crepine né altro, è la natura umana che è così. Però secondo me se invece di essere una mulatta fosse stata una persona con la pelle bianca, magari quella cosa non gliel'avrebbero detta. Ecco. Un'altra cosa, vai negli uffici pubblici, perché ci va magari un ragazzo di 30 anni italiano, gli danno del lei, ci va quello ghanese, gli danno del tu. Perché devi dare del tu a uno solo perché la pelle? Per carità, a me mi sta bene, anche a me se mi danno del tu mi va bene. Una volta, guarda, eravamo alla posta, arrivo io e mi davano del lei, poi c'è arrivata una signora nera e la davano del tu. Ho detto, scusi, ma perché a me sta dando del lei e alla signora sta dando del tu? Io mi sento discriminato, dia del tu pure a me, per favore. No, no, sul serio. No, perché non le capisco queste cose, sono piccole stupidaggini, però... però non mi permettere di giustificare niente, però può darsi pure alle volte si utilizza il tu perché magari... viene da pensare che non conoscono magari bene la lingua, la lingua. Allora, sì. Parlando con il tu certe volte è più semplice avere una conversazione perché il lei già è una forma un po' più diversa, quindi magari c'è, cioè, e il discorso del portafoglio con 200 euro? Quello sì che è grande. Ah, ecco. Ok. Vabbè, no, no, ma comunque... magari potrebbe usare anche i verbi all'infinito. Tu, andare, tu, trovato, trovare, portafoglio. Dai! Non era per giustificare, ma era un pensiero che ho fatto. Ma sì. Comunque c'è una bella nebbiolina. Dove stiamo andando ora? Stiamo andando a Crevalcore. Ah, ok, Dark War 24 mi rimprovera perché mi aveva fatto una richiesta che ho dimenticato. Allora dice, fai i complimenti ai portavoce per essere là, una terra che ho nel cuore. Ok, grazie. Adesso l'ho fatto. Grazie. Poi Xbox dice, salvo, ma non c'è Renzi, visto che vi voleva fare la sorpresina? Ma figurati. Quello sarà in qualche salotto televisivo. La sorpresina venendo qua, no? Se la sorpresina era di venire qua, magari saremmo stati tutti più contenti. Caspita. Forse era molto più utile rispetto a quella stronzata dei rimborsi elettorali con la legge elettorale, cioè una stupidaggine. Esatto, esatto. Senza proprio... ma invece quella cosa che ci hanno detto ieri mattina, ci hanno chiesto quella mattina, avanti ieri mattina uscendo dalla Camera a Roma, ci hanno detto questo discorso dei finanziamenti pubblici, cioè che è successo? Sono stati aboliti o no? Il finanziamento pubblico in realtà non è stato abolito, hanno semplicemente fatto un decreto legge con lo stesso testo che avevano approvato alla Camera. Quello che noi abbiamo chiamato il... cioè quello che è posticipo 2017? Esatto, perché... Fino al 2018 rimane tutto come sta, dal 2018 finanziamento diretto. E quindi con lo cos'è, il 2 per 1000? Dalle stime, diciamo, fatte, guadagnano più di quello che prendono oggi. Esatto. Oh, anche perché il tetto sarebbe a 300.000 euro. Con 50% di rimborso a 7,30. Di rimborso a 7,30, quindi significa che sarà più conveniente fare una donazione a un partito che mandare il proprio figlio alla scuola materna. O fare una donazione a una Ollus e un ONG, perché si detrae il 19% con una Ollus e il 52% con un partito. Quindi una persona... Oh, bene, bene. No, sapete perché vi dico questo? Perché quando, dopo la riunione con Salvatore Tamburro e Pimpini alla Camera, siamo usciti e c'era un giornalista della Repubblica Sera, web, con la telecamera. Ci fa, voi siete onorevoli? Fatto, certo, noi siamo tutti onorevolissimi, non nel senso che crede lei, ma siamo tutti onorevolissimi. Comunque, qual è la domanda? Cosa pensate del fatto che finalmente hanno abolito il finanziamento pubblico? Ho detto, senta, siccome la notizia non l'ho letta, senza riferimento al suo capo, non so di che cosa sta parlando, quindi non posso dire se sono contento oppure no. Dopo che l'avrò letta ve lo saprò dire. Quindi era come sempre una cazzata. Se questo reporter si fosse fatto una passeggiata davanti alla sede del Messaggero, avrebbe letto la mattina, letta due punti, abolito il finanziamento pubblico ai partiti. La sera, passando sulla stessa sede, stessa pagina del giornale,
Letta, due punti, abolito il finanziamento pubblico dal 2017, quindi già architettare una comunicazione che prima dice una cosa, poi ne dice un'altra, vi fa capire quanta veridicità ci fosse nel messaggio, ecco, questo è perfetto, per perfetto. Farlo capire bene ai cittadini a casa. Bene, bene. Tra l'altro bene. Cose importanti fatte per decreto, no? Cioè un decreto dovrebbe essere una cosa che prevede già di per sé l'urgenza, necessità e quindi fanno una legge di necessità e urgenza con... entrata in vigore fra 3 anni, sì, cioè esatto. Qua siamo veramente al manicomio completo. No, ma manicomio poi, completo. Poi soprattutto fai una legge che una decretazione di urgenza di una cosa che avresti dovuto fare dal 1993 dopo il referendum. No, ma la giornalista mi ha appena detto che non si chiama più finanziamento, si chiama rimborso, e quindi va bene così. Okay. Ma come ti dicevo prima, Letta l'altro giorno l'ha chiamata. Questo è lo stato di diritto, se loro non hanno più preso i finanziamenti, prendono i rimborsi, vabbè, allora lei ha voglia di farsi prendere per il culo ancora. Persino Letta l'ha chiamato l'altro giorno finanziamento pubblico nel discorso alla Camera, quindi ormai si sono smascherati da soli. Sì, scusate, visto che c'è Peter Triscio che mi chiede se conosco il caso di Cerasuolo, scusa se mi gonfio un po', faccio il pallone gonfiato, caro Peter Triscio, ma l'ho reso pubblico io il caso di Cerasuolo in Italia, quindi lo conosco abbastanza bene, diciamo. Anche informare del fatto che abbiamo fatto un atto. Lo possiamo dire? Certo, ok. Dillo tu, visto che l'hai fatto. No, allora, noi pubblicamente abbiamo... Io personalmente sono il primo firmatario di una interrogazione a risposta scritta alla Camera, quindi il caso è entrato all'interno delle aule del Parlamento, sì. Che è andato, era una richiesta sia al Ministro dell'Interno che al Ministro della Giustizia per capire a che punto fosse la situazione della denuncia di Cerasuolo e soprattutto come mai è stato l'unico delle 300 denunce fatte in quel senso a aver avuto una risposta, come risposta una controdenuncia dalla procura di Velletri. No, un'indagine. Un'indagine alla procura, un'apertura di un'indagine alla procura di Velletri, sì. Se non sì, di Velletri, sì, sì, esatto. Sì. Per quindi, calunnia. Per calunnia. Quindi adesso l'atto è depositato alla Camera ed è in fase di valutazione all'ufficio del sindacato ispettivo. Quindi quando le motivazioni dell'ammissibilità o meno, del fatto che si possa essere possa insomma andare avanti quest'atto o meno, quando sarà tutto pubblico io lo renderò pubblico tramite salvo e lo comunicheremo ai cittadini. Quindi è ben noto il caso di Matteo. Bene, grazie Carlo. Sì, Matteo non importa, comunque grazie Carlo per aver specificato. Ecco, fra l'altro la notizia è doppia. Primo, conosciamo il caso. Secondo, proprio Carlo Sibile in persona, cioè il signore che ha parlato prima, è colui che ha presentato una interrogazione a risposta scritta proprio sul caso Cerasuolo. Alessia Morbidelli dice: salvo, fai i complimenti a Carlo per la sfida che ha rilanciato a Renzi, è un grande. Bene, già fatto. Mi sa che il problema è che Renzi che è piccolo, non Carlo che è grande. Esatto. Come, scusa? Il problema mi sa che Renzi è piccolo, non che Carlo è grande. E vabbè, tutto relativo nella vita, eh. Carlo è onesto, è diverso il discorso. Okay. Salvo. Movimento 5 Stelle. Salvo si sente basso, lo so ragazzi, purtroppo io il braccio ce l'ho 1,20 m lungo e quindi più di tanto non riesco ad avvicinare il microfono. Comunque spero che si sentisse un po'. Far parte del Movimento 5 Stelle vuol dire informarsi. Quando Letta ha fatto l'annuncio, ho cercato immediatamente, dice Claudia Negri. Che saluto, Claudia, da Vigevano. Poi Peter dice, io però mi vedo come Pietro Trisciuolo, quello è il mio alias. E vabbè, Peter, mi dispiace, io ti leggo come Peter, non importa. Che ci posso fare? Dillo a stream, io che ci cuppo. Va bene, ok, perfetto, grazie, la risposta di Peter che ha sentito la risposta, quindi ok. No, ma è questo che dico, perché la gente a volte dice, ma perché l'importanza della diretta di Ustream, eccetera? Perché è questa, è la chiusura del loop, infatti per 10 giorni, 2 settimane fa, si era guastata, non funzionava. E io ero perso, perché una diretta senza chat, ti manca l'80% del... perché ti danno consigli tecnici che magari l'inquadratura non va bene, non si sente il microfono, eccetera, e poi ti danno informazioni. Durante lo Tsunami Tour, vi ricordate quando eravamo in Toscana e c'era la Puppato in una sala sopra intervistata da Rai 2, che era sopra la nostra piazza? Ecco, a me me l'hanno scritto in chat, ho chiamato Beppe, ho detto Beppe, sì, no, l'idea, se ne sono accorti, io non l'avevo capito, ho detto salvo, guarda che sopra di voi c'è la Puppato al Rai 2, allora ho chiamato Beppe, ho detto Beppe, sta sopra, vedi quei riflettori, c'è la Puppato, e allora abbiamo fatto un urlo tutti, non mi ricordo se mi avete detto tutti a casa, ecco, tutti a casa, esatto, l'ho visto 200 volte, esatto, ecco, quindi per dire, quindi la chat è una roba
importantissima, importantissima, perché proprio ti fa, siamo come se fossimo tutti insieme. Dammi l'indirizzo esatto. Crevalcore, ma non... Ma Crevalcore e Cavezzo dovevamo andare. Crevalcore. Come Crevalcore? Ma ci siete stati ieri a Crevalcore? Mi dai l'indirizzo esatto, mi mandi l'indirizzo esatto dove dobbiamo andare. Io tra l'altro ho anche il telefono su nell'autobus. Cioè non glielo, glielo sì. Vabbè, sì. Sì, mi dici l'indirizzo esatto. Piazza Sassi. Corso Matteotti a Crevalcore. Pacifico lui, oh. Crevalcore, ok, va bene, ok, ciao ciao. Ma quindi abbiamo cambiato destinazione? No, 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 Crevalcore. No, no, ma mi aveva detto siamo a Crevalcore qua. Ah, siamo già a Crevalcore? Ok. Corso Matteotti. Corso Matteotti, sì. Adesso questo lo cerchiamo su... Questo è un centro. Certo, in tutte le città c'è Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti. Infatti una battuta che... Sì, lo so Maria, che si se... te l'ho detto, il problema è che non ho il braccio di 1,50 m, quindi io con la mia voce la senti bene perché il microfono ce l'ho in bocca praticamente. Quando parla Carlo o Manlio che sono dietro, lo avvicino fino a quando riesco e quindi si sente un po' più basso. Però abbiate un po' di pazienza ragazzi, non mi fate sentire stressato per questa ragione, io che ci posso fare? Vi garantisco che se va in porto un certo progetto che ho in mente, mi compro un microfono come quello che usava Diabolic. E vi faccio sentire pure il battito cardiaco di Sibilia, ok? Ma lui ecco. Non ce l'ha il cuore Sibilia, no? Ah, quindi nessun battito, silenzio. Allora, Iron Man dice: è stato bello vedervi al lavoro, spero di rivedervi stasera, ho un sacco di informazioni da darvi. Alice Di Carpi, poi dammi il 5, dove state andando Salvo? Stiamo andando a Crevalcore. Maria Gabriella dice: ma voi per il Renzi usate il traduttore? Poi Dark World dice: un giorno ci sarà piazza Movimento 5 Stelle. Ma speriamo di no, perché se no le piazze le intitolano alle cose morte, quindi. Silvia, ma non è finita la diretta allora? Eh no, non è finita. Fin quando la batteria tiene. Ok, Liano dice: Salvo, si sente lo stesso. Sì, lo so, si sente un po' più basso, è proprio un problema di legge fisica. Il suono si trasmette nell'aria con una certa attenuazione e quindi è chiaro che quando il microfono ce l'hai, vi faccio sentire il navigatore. Superata la rotonda. No, il navigatore ha detto superata la rotonda. Ma scusa, ma tu in un macchinone così non c'hai il navigatore embedded? Il navigatore ah. Cioè, l'abbiamo visto anche stamattina che non sì, ci azzecca, che non c'è il navigatore della BMW. Uscita. Facciamo un recitalo. No, siamo in una macchina, non si dice il nome, siamo in una macchina non italiana che non ha un buon navigatore, che non ha un buon navigatore e che la fanno in Germania, nella parte bassa della Germania. È di tre lettere la casa. Eh? È di tre lettere. Va bene, ma quasi quasi io però risparmierei un po' di batterie ragazzi, che dite? Ma sì, dai, chiudo. E quanto ci vuole per arrivare a Crevalcore? Dice 18 minuti. 18, ma sì, dai, è inutile andare 18 minuti avanti con la diretta. Ragazzi, riposatevi, ci riposiamo anche noi. Quindi, che ore sono? Sono le 17.40. Alle 18 torniamo in diretta, ok? Quindi, mi raccomando, siate tutti qui alle 18. Un abbraccio e un bacio. Ciao. Ah, vi saluta Alessandro Maiorano. Grazie, ricambiate. E dite di dare un bacio a Renzi da parte nostra. Ciao, chiudo.